Com'è che dicevamo qualche giorno fa? Sarebbe bello che Ubisoft facesse giochi non open world. Ecco, appunto. Dunque, notizia odierna, l'avrete sicuramente letta già in tanti. È stata annunciata una collaborazione tra Ubisoft e Lucasfilm Games per la realizzazione di un nuovo open world. Che sorpresa, sorpresa, sorpresa! Su Star Wars, ovviamente, il primo gioco di Star Wars non realizzato da Electronic Arts dopo quasi 10 anni, dovrebbero essere 8 più o meno. Per cui un evento storico, se vogliamo, per il mondo videoludico che vede Ubisoft abbracciare un progetto molto molto impegnativo, molto importante e molto prestigioso, che dovrebbe in qualche modo capitalizzare su tutta l'enorme esperienza fatta da Ubisoft nella scorsa generazione in ambito proprio di open world. Allora, tutto sarà alimentato dallo Snowdrop Engine, per cui dovrebbe, insomma, avere anche un suo perché da un punto di vista tecnico, e sarà supervisionato da una delle figure chiave di The Division. Per cui, insomma, parliamo di un progetto che sulla carta potrebbe effettivamente dire la sua, anche se ovviamente ci riporta al solito discorso. Possibile che ormai Ubisoft non riesca a proporre altro se non open world su open world su open world, e soprattutto, che tipo di esperienza sarà? Perché Star Wars è un brand celebre, non ha certo bisogno di presentazioni da parte mia, e dunque mi limiterò a dire che mi piacerebbe che fosse soggetto di qualcosa di realmente innovativo. Vorrei vedere qualcosa di nuovo. Vorrei che attraverso Star Wars Ubisoft tentasse di forzare un pochino la mano, che tentasse un po' di proporre delle novità strutturali, non missioni fatte in maniera diversa, novità strutturali che io da non game designer non riesco a suggerire, ma vorrei vedere qualcosa che veramente ci possa dare la sensazione di novità. Insomma, Star Wars non può essere trattato come qualsiasi altra. Come qualsiasi altro brand, come se fosse un qualsiasi altro tipo di marchio. Deve essere sostenuto da un qualcosa di più. È finita l'epoca, vi ricordate, dei tie-in, i giochi su licenza, che erano una scusa per vendere un po' di copie su giochi così un po' particolari e controversi, ecco. Con la nuova generazione, ma anche nella precedente, i tie-in sono andati scomparendo e abbiamo visto giochi su licenza, ma che sfruttavano la licenza del brand, non di un film specifico. Ecco, Star Wars sarà così, non sarà basato su un film in particolare, ma racconterà l'universo di Star Wars attraverso questo open world. Non è ancora ben chiaro quali saranno i contenuti scelti per rappresentare il mondo di Star Wars in questo titolo, però comunque resta il fatto che non sarà legato strettamente a un singolo film o cose simili. Per cui sarà sulla carta e potenzialmente un titolo molto ampio, molto vasto, in cui potranno dare libero sfogo anche a una certa creatività di fondo in termini di creazione delle storie. Io mi auguro che si prenda spunto dall'universo con le sue regole e le sue leggi, ma che si racconti una storia inedita, completamente inedita, magari con gli stessi personaggi. Lavorando a stretto contatto con Lucasfilm, di certo insomma, le basi per farlo ci sono, però appunto sarà interessante vedere in che modo si evolverà la cosa. È interessante in maniera particolare che in questi giorni Lucasfilm stia in qualche modo stringendo rapporti e palesando i rapporti con diverse aziende. Abbiamo l'Indiana Jones realizzato con Machine Games e la supervisione di Microsoft, e adesso abbiamo anche appunto il progetto di Star Wars gestito interamente da Ubisoft. Sono due progetti molto grandi che diranno molto su quello che sarà poi l'evoluzione del mondo di Lucas in ambito videoludico. Due prodotti che potrebbero rilanciare effettivamente i brand di Lucas in ambito videoludico. Io mi auguro che sia Indiana Jones sia Star Wars possano effettivamente rappresentare uno dei punti più alti toccati in questo nuovo periodo videoludico, però, ripeto, si tratta di due progetti su cui sarà necessaria e doverosa un'attenzione particolare ai dettagli. Non ci si può fare un po' nascondersi dietro alla grandezza del brand per magari realizzare prodotti un po' così limitati da un punto di vista qualitativo, ma al contrario bisogna fare in modo che la base così popolare, così celebre, sia l'apripista per qualcosa di veramente straordinario, e io mi auguro che Ubisoft ne sia perfettamente consapevole. Non si scherza con Star Wars, non si scherza, stesso discorso con Indiana Jones, per cui sarà veramente bello vedere che cosa ne uscirà fuori. Fermo restando che così come Indiana Jones abbiamo pochissimi dettagli, che
in questo caso limitati all'engine grafico, che poco ci dice su quelle che potrebbero essere poi le caratteristiche del prodotto. Mi auguro solo che sia un open world qualitativo e non quantitativo, come spesso è accaduto con Ubisoft in questi ultimi anni. Per cui, ragazzi, io direi, insomma, che il discorso alla fine si esaurisce qua, perché bene o male non c'è granché da dire. L'unica cosa che ci tenevo a sottolineare è l'importanza apparentemente marginale, ma che non lo è affatto, del cambio di rotta a livello industriale. Cioè, per la prima volta il brand di Star Wars viene affidato a qualcuno che non sia Electronic Arts, peraltro dopo lo straordinario Star Wars Jedi Fallen Order, che avrebbe fatto intendere tutt'altro anche per vendite registrate sul mercato, ma che a conti fatti non è bastato per convincere poi a mantenere e ad affidare un progetto così importante, così ambizioso, a Electronic Arts. Ubisoft sicuramente si giocherà una carta importantissima. Se giocata bene, potrebbe rappresentare l'inizio di una serie di prodotti, perché insomma Star Wars è un brand che si vende da solo, anche se si fanno i lecca lecca di Star Wars, per cui sarà veramente importante vedere se Ubisoft saprà sfruttare questa chance, e qualora fosse, sicuramente gli si aprirà un mondo di possibilità, perché sfruttando bene il brand di Star Wars tu ti avvii a un periodo in cui puoi veramente vendere contenuti a pioggia senza porti grandi problematiche, perché il mondo li comprerebbe con grande facilità, senza neanche magari porsi la domanda sulla sua effettiva qualità, sulla loro effettiva qualità. Per cui, ragazzi miei, io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate voi. So che tra di voi ci sono tantissimi irriducibili di Star Wars, curiosissimo di sapere il vostro punto di vista, perché insomma si parla di un, anche qui come con Indiana Jones, di un materiale sacro, se vogliamo, per cui sarà interessante vedere come l'avranno accolto specialmente gli appassionatissimissimi del brand, oltre alle persone che magari non lo amano alla follia. Io lo apprezzo, ma non sono un fanatico, ecco, diciamo così. Per cui attendo con curiosità il progetto, ma non sono lì, ecco, a trattenere il respiro, come si suol dire, in attesa che ci siano novità. Per cui fateci sapere, i commenti sono a vostra disposizione e noi ci vediamo alla prossima.